Boom, boom, boom! Benvenuti in Kiwi! E benvenuti, benvenuti in questa nuovissima reaction, la sesta reaction dello zappatore e la zappatrice. Cioè sarebbe il contadino cerca moglie. Ok, oggi ne vedremo proprio delle belle, oggi è proprio una giornata, guarda, proprio sbadabom, scoppiettante proprio. Quindi iniziamo subito, ma prima di iniziare ragazzi volevo ricordarvi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare, condividere, insomma, quello che non fate mai, una volta, iscrivetevi al canale, vi dovete da iscrivere, eh? Dai, iniziamo subito con questa nuovissima reaction dello zappatore e la zappatrice. Oh, iniziamo subito, iniziamo! Chicchiricchi! Il percorso lo vorrei portare avanti con due persone, non più con tre. Ma già così, oh, ma già d'inizio, così subito, già inizia a dire queste cose qua. Ma, chi è che sceglierà? Chi è che manderà via? Per conoscere le altre, devo escluderla. Io escludo te. Molto offendere. No, assolutamente. Non è una scusa. No, assolutamente, per carità. No. Non è la persona giusta per me. Garantito, non ce l'avrei fatta. No. Vabbè, ma te credo, stava sempre a litiga, stava ogni 2x3, diceva una cosa a quella, una cosa a quell'altra. Grazie che la mani via. Certa, una certa. Anche basta. Ci sono rimasta male. Se a lui piacciono le gatte morte. Perché ci sto male, quindi sono stupida. Invece la dovevo forse prendere come un gioco. Vedi che continua ancora ad offendere le persone, dai, non puoi dire quella gatta morta, scusa, Ciao Elisabetta, ciao cara. Queste qua dobbiamo levare tutte e ripartire da dove è forte, qua è forte il muro, è buono ancora. Quindi ripartiamo da qui sotto a ricostruire. Se a Wanda, a quell'altro, ma che papà fa che cos'è alle ragazze? Ma mi viene addosso. Mo' gli lancia per chiancone addosso a quelle. Gli lancia per chiancone. E dai, però. Emanuele oggi è un po' nervoso, è teso. E non si rende proprio conto che magari ci sta trasmettendo questo nervosismo. Certo, sta nervoso. Oggi si è svegliato col quarto storto. Si è svegliato. Sei nervoso? No. Sì, sei nervoso, si vede. No, non è nervoso per niente. Bam, 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 bam. Allora ragazzi, questi giorni ho avuto modo di conoscervi tutte e due e ho pensato stasera di portarti fuori a cena. Ah, faccia di Sara, come? Oh, vabbè, se vuole fare una serata con quella, se vuole fare. Sara, domani tocca a te, dai. Tranquilla. Sto capo. Tranquillo è morto culato, quindi Fai cagare, cioè vaffanculo. Sara l'ha presa piuttosto bene, devo dire, bravo, l'ha presa piuttosto bene Sara. Ti sei incazzata perché l'ho portato Sara a cena? Ti sei sentita inferiore a Sara? No, io non mi sono sentita inferiore a nessuno, punto primo. Hai capito? Sì, famosa capi, famosa capi. Ho soltanto detto che probabilmente io farò, non lo so, effetto di una che non so, che deve che lavorare. Stai, no. Se deve fare un bucio così. Questa fra queste tre è quella che più mi sta simpatica. Te deve fare un bucio di culo. Non sei coccolosa? Dopo sì, dopo lo divento, ma dopo tanto però lo divento. Ho 80 anni? Se riesci a conquistare una ragazza così sei a posto per tutta la vita. Questa è stata la scena del chiarimento. Famose sto chiarimento, famose. Pensato che poi il mio percorso è finito qua, quindi ho pensato di andare via. E vi volevo ringraziare a tutti per l'esperienza bellissima, per essere state...
Però questo già se ne va, cioè ha scelto lei di andarsene, però vedi, ha molto self control, diciamo, molto. E poi vengo in Liguria. Ah, però fa piacere, l'ha presa bene, l'ha presa, ha deciso lei, ha deciso. Mi dispiace essermi fatta un po' prendere dalle ansie o dalle paure e non essere riuscita a trasmettere la parte quella più leggera di me. Avrei preferito magari che mi avesse conosciuto un po' meglio. Vabbè, vuol dire che non era cosa per sta insieme, Però questa qua mi stava simpatica, dai, porella, peccato, dai. Ciao, in bocca al lupo, ciao, grazie. Ah, però vedi, pure se era la rivale di quelle altre, cioè, vedi, molto, molto educata comunque, cioè, molto, come si dice, self-control, no, come si dice, molto, molto sportiva, diciamo, cioè, se ne va, saluta, ciao, grazie mille, bravo, ma mi stava simpatica sta Maria Rosario, sinceramente, io la davo come una di quelle che alla fine poteva essere quella giusta per Michele, però evidentemente no, vabbè, peccato, mi stava simpatica Maria Rosaria. Però io ti volevo tantissimo ringraziare per tutto quello che comunque che mi hai fatto vedere. E poi ti vengo a trovare. E poi spero che trovi la persona giusta, chiaramente. Speriamo. Ciao Rosy. Ciao. Cioè, ma vedi come è onesta, addirittura gli ha detto spero che trovi la persona giusta, ma vedi, è proprio una bella, tranquilla, onesta, sincera, peccato che se n'è andata, non doveva continuare secondo me doveva continuare. Vabbè, ciao Maria Rosaria, ciao cara. Ti fidi quindi, eh? Sì. Come mai ti fidi? Potrei essere arrabbiata per qualcosa. Perché? Perché gli è stata ai capelli? Che ti ho fatto di male, scusa, perché ti devi vendicare su di me di qualcosa? Beh. Ha già sua terrorizzata, poi c'aveva la macchinetta a mano, c'aveva. Questo bacio che mi hai dato, no? Te lo sei sentito? Lo volevo fare dal primo momento allo speed date o come si chiama. Quindi la voleva già baciare dall'inizio, Gabriella non mi è mai rimasta indifferente, questo se l'ho detto, cioè. Non è una cosa molto saggia da dire in questo momento. Il succo è. Io cioè, mi rompi i coglioni perché voglio. Sì, perché voglio passare il tempo con Gabriella. Addirittura siamo arrivati a sti termini, addirittura. Perché? Sorpresa! Mi sono messo in un casino. Devi capire qual è la pianta che darà i suoi frutti e qual è la pianta che magari è semplicemente bellissima ma è ornamentale. Ha capito, Lore? Ha capito l'antifona, Che si fa? Oggi si pianta un po' di ortaggi. Va bene. Yuhu! Va bene, yuhu! Ma non metti c'è più allegria! Cosa dite ragazzi allora della mia malga? Bellissimo! Ve l'aspettavate così? Bellissimo. Io l'ho capita adesso che era amalga. Lei si aspettava ci portava in baita. Che poi io non so manco che cos'è la malga, che è una prateria, che vabbè. Tipo siamo sulle montagne, vabbè, va bene così. Il posto è veramente bello, il paesaggio è stupendo, secondo me qui uno si rilassa proprio, però ti rilassi forse una settimana, due. La terza date matto per me. ma pure a una, guardi, io la seconda settimana darei de matto, guarda, vabbè. Scusami, io e te abbiamo avuto un appuntamento in cui state dette delle cose intense, tu hai vanificato tutto, il giorno dopo praticamente non mi ha neanche mai guardato in faccia una volta. Gliela sta dicendo proprio così, ta-ta-ta-tam, lo sta tassando le cose. Piano, Sara, piano. Da quando siamo qua che io vengo sempre ignorata. Come non è stato sincero, io davanti a tutta Italia non mi faccio prendere in giro da un uomo. Ancora per l'ennesima volta. Porella, no, porella, amore. Dai Sara, però è più così, cioè non più cattiva, brava.
di dirmelo, basta dire, guarda, non mi sembra di essere di aver fatto chissà che. Guarda, non mi piaci, no. Tu lo dici, uno lo fa capire. Ecco, mo te l'ha proprio detto, Sara. Non gli piaci, ti ha fatto capire. Amici come prima, andiamo, va, così. Di base è un buono, quindi magari gli dispiaceva essere un po' più freddo magari con una persona piuttosto che con un'altra, però poi alla fine ha fatto un casino, secondo me. Sì, proprio ha fatto proprio un papocchio, una cosa di... Ce sa fa, non ce sa fa. Al mare andiamo. Finalmente la mia uscita con Michele. Peccato che siamo in tre, il terzo incomodo, diciamo, come che si dice. Va bene, che può voler tutto dalla vita, però pure tu. Dai, fatta basta, dai, ci. Sì, che non lo rompi. Sì, qua, ma camera è così. Guarda che faccio, se riesco. Una V, dai. il cuore, quella ta rosica, perché giustamente manca la V, manca. Ma che carina. Ah, torniamo di là. No, se no poi dici che fuggo. Fuggi. Fuggi anche ora, eh. Questo che ci prova ancora iper imperterrito con questa che non so fila manco de pezza. Tu sei un co***o, questo sei. Sei un co***o. Te la pioppo. No. Te la pioppo. Non to so fila, non te se fila. Ma chi sta a fa là? Ma chi sta a fa? Deciderai senza bacio. Deciderai senza bacio. Deciderai senza bacio. Te lo ripeto, deciderai senza bacio. Amo capito! Ah, l'ha capito, l'ha capito, forse. Ho provato a dargli un bacio. Finalmente, ce l'abbiamo fatta. Già non te strozza. Piano piano, mastica, ingoia e poi di atua. Lorenzo, non è una cosa molto saggia da dire se ci sono altre ragazze che magari hanno più interesse. Non è una cosa molto molto buona da dire in questo momento, cioè non ci sa fa, raga, non ci sa fa. Ma che te dice il cervello? Ma che te dice il cervello? Questo prima che gli dice ci voglio provare con Gabriele, voglio provare. Ma a te non te sei fila. Non te sei fila. Poi te l'ho detto, ce la viviamo e quello che sarà, sarà da parte di entrambi. E quella sta così a fa solitario nella notte, va. Ti svegli, ti faccio io il massaggio? Sì. Sara che sta là così a farsi così a rompere i lassi, non beve belli tranquilli a farsi massaggi. Bene. Porella, porella Sara, porella, quelli si stanno ubriacati così con champagne, che cos'è lei? Si sta a fare a casa sua. Porella. Alla fine, per continuare questa avventura, voglio provare a continuare insieme a Melissa. Insieme a Nadia. Ecco, mo t'ha proprio detto. T'ha proprio segato così. T'ha segato. Vabbè. Alla fine abbiamo capito. Un'altra concorrente sta per tornarsene in città con tanti bei ricordi e un po' di delusione. Vabbè. Ciao Sara. Ciao carissima. Ciao Sara. Ciao Sara. I nostri contadini dovranno muoversi su terreni molto, molto fangosi, tentando di non restare impantanati. Ecco, impantanati in un mare di merda. vabbè ragazzi, vabbè. È finita anche qui la sesta reaction dello zappatore e la zappatrice. Il contadino cerca moglie. Quindi oggi abbiamo visto, ci sono stati tre siluri. Però, manca Lorenzo, che Lorenzo deve decidere ancora chi mandare via. Io sinceramente un'idea me la sarei fatta e credo, spero che mandi via Gabriella, perché è palese che non te se fila Lorenzo, è palese, ce ne stanno due che stanno 10 passi avanti, Lore, un po' di
Vabbè, che tanto queste sono registrate, quindi sto parlando al passato. Però chi lo sa? Chi lo sa? Vabbè ragazzi, ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanellina, mettere like, commentare e condividere. Ci vediamo alla prossima reaction dello zappatore e la zappatrice. E saluto anche le ragazze protagoniste di questo reality, che ogni tanto mi salutano su Instagram, su cose. Ciao carissime! Ciao carissime!